presenti, che erano in quella banca, assunsero la pillola che era stata mescolata con del tè, non sapendo che si trattava di un potente veleno, il cianuro di potassio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui vorrei parlarvi oggi è una storia veramente scioccante, ne ho sentito parlare già da tempo, proprio perché è uno dei casi di cronaca nera più famosi proprio di tutta la storia forse del Giappone, un caso di avvelenamento che ha portato veramente alla morte di molteplici vittime, tra cui anche un bambino. La storia è particolarmente triste anche per il retroscena e il passato di questo killer. Ragazzi, prima di iniziare io vi ricordo che pubblico nuovi video solitamente il lunedì e il giovedì. Il giovedì di sicuro, il lunedì se riesco, dipende anche un po' dalla schedule. E in ogni caso vi chiederei, se vi va di sostenere questo canale, di lasciare un mi piace o un commento, perché la maggior parte di questi video non può essere monetizzata per le tematiche di cui tratto, quindi se anche solo vorreste aiutarmi a crescere su questa piattaforma, vi chiederei veramente gentilissimamente di andarmi a lasciare un mi piace. E se volete potete anche andarvi ad ascoltare la mia musica un po' su tutti i digital store, tra cui Spotify. Cercatemi col mio nome, Sebastiano Serafini. Inoltre, se avete altri casi che volete richiedermi, vi lascio qui il mio Instagram e potete comunque scrivermi in direct e farmi richieste per nuovi casi che potrei trattare. Sadamichi Hirosawa era nato il 18 febbraio del 1892, ma all'età di 5 anni la sua famiglia si trasferì nella città portuale di Otaru, che tra l'altro ho visitato di recente. Non so se vi posso mettere qualche video. Comunque questa città bellissima in Hokkaido, tra l'altro c'è anche leggenda legata a questo villaggio, che ogni anno davano in sacrificio una maiden di un tempio per pacificare questa serpente enorme che abitava su una montagna. E vabbè, la storia è un po' lunga. In ogni caso, se potrebbe interessarvi questa storia del folklore giapponese, scrivetemelo, che magari ne parlerò in futuro sull'altro canale, quello Sebastiano Serafini Vita in Giappone, in cui tratto anche ogni tanto di questa storia del folklore. In ogni caso, tornando al caso, Sadamichi aveva un talento veramente spiccato per la pittura, e infatti la sua maestra delle elementari si era già accorto di questa sua dote e lo incoraggiava a dipingere sempre di più. I suoi dipinti furono esposti in molteplici gallerie, anche molto prestigiose, e man mano che cresceva, e cresceva anche la sua popolarità, diventava sempre più un artista rinomato e conosciuto. In seguito si sposò, ebbe 5 figli e si trasferì a Tokyo per iniziare un lavoro come professore all'Accademia dell'Arte. Era sempre descritto come un uomo estremamente, diciamo, gentile, generoso, che amava veramente dipingere. Era un uomo soddisfatto della propria vita e tutto andava per il meglio. Tuttavia, le cose di lì a poco cambiarono. Infatti, come ben saprete, negli anni 40 il Giappone è entrato nel secondo conflitto mondiale, e qui è quando le cose cambieranno. In quel periodo, comunque, dovete capire che a seguito del secondo scontro mondiale, il Giappone ne è uscito completamente sconfitto. Due bombe atomiche sono state lanciate sul paese, l'economia proprio cadeva a rotoli e è iniziata anche l'occupazione americana, con anche tutte le sue conseguenze. Molti furono i cambiamenti che furono introdotti in questo paese. Per esempio, per dirne una, anche l'imperatore ha perso praticamente qualsiasi valore, ha tenuto solamente un valore simbolico, ma ha dovuto dichiarare pubblicamente che non era una divinità, perché dovete sapere che in Giappone, in realtà, alcuni credono che la dinastia reale, in realtà, ha una vita completamente diversa dalla popolazione normale, diciamo, dai normali cittadini. Non godono nemmeno degli stessi diritti, è come se fossero proprio delle specie di divinità, almeno questo in passato. Per esempio, non so se avete seguito il caso comunque della principessa che ha rinunciato al proprio titolo per poter vivere una vita normale, diciamo. Ecco, lei praticamente rinunciando a questo ha potuto iniziare una vita da normale cittadina, ma fino a quel momento lei appunto faceva parte di questa dinastia imperiale che era
discendente diretto della dea del sole giapponese. Tra l'altro è una storia antichissima, cioè una dinastia che va avanti da generazioni e generazioni, e c'è una linea diretta di sangue, si dice, tra gli imperatori e questa dea. E ragazzi, in ogni caso, ci furono anche una serie di riforme che hanno portato sì i primi anni a veramente un periodo difficile per la maggior parte dei giapponesi, ma subito in seguito a una crescita economica veramente esponenziale, appunto la tanto discussa bolla economica giapponese. Questo ragazzo è un po' il background di quello che era il Giappone in quegli anni. Penso che farvi questo background storico sia doveroso per poter capire al meglio quello che quest'uomo ha pensato e le ragioni che forse hanno portato questo killer a macchiarsi di questi crimini veramente orribili. Ci si riferisce a questo caso come il caso Teijin. Verso l'ora di chiusura, il 26 gennaio del 1948, si presentò alla filiale della banca a Shinamachi, nella periferia di Tokyo, uno strano personaggio che diceva di essere un pubblico ufficiale sanitario, mandato lì dalle forze di occupazione per somministrare un medicinale contro una possibile epidemia di dissenteria. E ragazzi, questa era una cosa assolutamente possibile, cioè in quegli anni proprio comunque c'era la tubercolosi, colera, pochi anni prima c'era stata anche la spagnola, quindi era un periodo in cui comunque queste epidemie stavano letteralmente distruggendo il paese, e comunque col fatto degli americani che stavano occupando il paese, il fatto che ci sia un ufficiale appunto sanitario mandato in quella banca era una cosa assolutamente plausibile, anche per l'abbigliamento che aveva scelto di indossare per presentarsi lì. In questo particolare lunedì c'erano 14 persone che stavano lavorando in quella banca e due bambini stavano aspettando che i loro genitori li portassero a casa. Questo presunto ufficiale ha chiesto al manager di quella banca di chiudere prima dell'orario di chiusura, e tanto la procedura avrebbe richiesto solamente pochi minuti per poter assicurare appunto di evitare una possibile pandemia. E ha detto che non si trattava di un'iniezione, ma che questo medicinale poteva essere ingurgitato per poter dare gli stessi risultati. L'uomo si fece portare 16 diversi bicchieri e mixò questa sostanza con del tè. Ha richiesto a tutti i membri dello staff di bere. Alcuni di loro, tra l'altro, in quell'occasione hanno detto che questa sostanza stava bruciando la loro gola. Tuttavia, Sadamichi insistette perché tutti finissero di bere il loro drink. Nel giro di pochi minuti tutti iniziarono a sentirsi male e si contorcevano a terra per via del dolore. E ragazzi, due di queste persone sono riuscite ad arrivare in bagno, mentre le altre stavano troppo male che non riuscirono nemmeno a muoversi. E l'uomo, con calma, ha poi iniziato a raccogliere comunque tutti i fondi che erano nella cassa, per un totale di 160.000 yen, una cosa come 1.500 euro, tipo, quindi neanche tantissimo, però erano anche anni diversi, e poi ha lasciato la banca. Uno dei membri, comunque, dello staff è riuscito a mandare l'allarme alla polizia. Quando la polizia, tuttavia, è arrivata alla banca, ha trovato 10 persone che già erano decedute e 6 di loro che stavano veramente malissimo ed erano in condizioni veramente terribili. Furono portate tutte in ospedale, almeno queste 6, ma per due di loro non ci fu niente da fare e una volta arrivati in ospedale, purtroppo persero la vita. Furono condotte delle autopsie sui corpi delle persone che erano decedute e emerse che tutte erano state avvelenate con il cianuro. E inoltre interrogarono i sopravvissuti per poter avere più informazioni su chi era questo uomo, ma nessuno riuscì a dare una descrizione completa di questo gentleman. Tuttavia riuscirono a ricostruire quello che era accaduto quel giorno. Un uomo si era presentato e aveva chiesto di parlare con il manager. A questo manager, come è solito fare comunque se si fa del business in Giappone, è stata data una carta, una Meishi card, che sono quelle carte che si dà quando si vanno a fare business. Ecco, vedete, pure io ho queste per dire quando vado a fare business, vado con queste, le do e poi si inizia a fare una trattativa, una cosa veramente, una prassi che si fa in Giappone. E se appunto questo uomo voleva essere un quantomeno credibile, doveva dare comunque una di queste carte, altrimenti molto probabilmente questo manager di questa banca avrebbe pensato che ciò era piuttosto sospetto. Questo biglietto da visita che l'uomo ha dato a questo manager della banca riportava il nome di Shigeru Matsui. La polizia ha quindi contattato il ministro della salute e sono stati sorpresi di scoprire che all'interno di questo ministero lavorava proprio una persona di nome Shigeru Matsui. La polizia lo ha subito interrogato
disperato e nel giro di poco comunque si è resa conto che l'uomo che stavano cercando non era di fatto lui, perché aveva comunque un alibi a suo sostegno. Tuttavia questo interrogatorio è stato comunque utile, perché sono riusciti a farsi dire che questo uomo aveva scambiato biglietti da visita con una cosa come 593 persone. E come vi dicevo, scambiarsi questi biglietti da visita è proprio una forma di rispetto e una formalità che è assolutamente fondamentale in Giappone. Tra l'altro, voi quando prendete uno di questi biglietti da visita non è che ve lo mettete in tasca, no, di solito ci sono proprio dei portacarte, adesso non ce l'ho qui, comunque voi prendete la carta, la guardate, tutto questo va fatto con due mani, voi date il biglietto da visita con due mani, prendete l'altro biglietto da visita con due mani, cioè voi date il vostro, poi vi viene dato il loro. E in ogni caso, quando vi arriva il biglietto dell'altra persona, dovete prenderlo con due mani, guardarlo per 5-10 secondi e poi metterlo nel vostro portacarte e metterlo da parte. Oppure, se non avete questa, diciamo, porta bigliettini da visita, lo lasciate sul tavolo finché non finisce il meeting e poi fate vedere comunque che lo tenete con cura e premura. Assolutamente non prendete il biglietto da visita con una carta e mettetevelo in tasca, perché quello è veramente un modo maleducato di prendere questi biglietti da visita, diciamo così. Il signor Matsui ha contenuto tutti i biglietti da visita con i quali ha scambiato il suo, e quindi in quel momento la polizia aveva 593 possibili sospettati per poter portare avanti le indagini. Quello che la polizia è riuscita a scoprire dalle ulteriori interrogazioni è che due casi simili a questo sono avvenuti anche in altre due banche nelle due settimane precedenti a questo fatto. Anche in questo caso l'uomo, appunto questo gentleman, si è presentato in queste banche e ha detto che c'era una pandemia e che quindi doveva in qualche modo assicurarsi che lo staff fosse in salute. Tuttavia in queste due occasioni l'uomo non era riuscito nel suo intento, quindi di avvelenare l'intero staff, dal momento che quando appunto questo Matsui si è recato in queste banche, lo staff, il manager, comunque gli ha detto che non era possibile avere tutti i dipendenti insieme nello stesso momento nella stessa stanza, dal momento che c'erano troppi clienti al momento nella banca e soprattutto che erano un pochino a corto di staff. Gli hanno suggerito di tornare in un altro momento. L'uomo ha lasciato queste banche e non è più tornato. Mamma mia, che fortuna, immaginatevi scoprire poi quello che è successo in questa terza banca e sapere che la stessa sorte sarebbe potuta capitare anche a voi. Pensate quanto comunque il destino possa cambiare nel giro di pochi secondi, è veramente incredibile. La polizia ha compiuto veramente una ricerca assolutamente magistrale per riuscire a risalire all'identità dell'assassino. È andata ad analizzare una a una tutti questi biglietti da visita di 593 persone, finché la polizia si è ritrovata con un unico sospettato che poteva aver commesso quel terribile crimine, che era appunto il pittore Sadamichi Hirasawa. La polizia si è subito recata nella sua dimora il 21 agosto del 1948 e 7 mesi dopo questo incidente finalmente riuscirono ad arrestarlo. Lo portarono comunque alla stazione di polizia per interrogarlo. Molti dubitavano del fatto che lui potesse veramente essersi macchiato di questi crimini, dal momento che sembrava veramente un gentleman, una persona a posto, comunque un pittore, un professore di un'accademia dell'arte, cioè non ci si aspetterebbe mai probabilmente che questo uomo fosse in grado di compiere queste azioni. La polizia è riuscita a fare comunque delle scoperte piuttosto interessanti. Infatti l'uomo era stato anche in precedente portato alla polizia per aver tentato di collezionare dei soldi da alcuni assegni, però finti. Sembrava proprio la descrizione di un uomo disperato che non aveva più liquidi e cercava in qualche modo di ricostruirsi una vita. Inoltre la polizia ha anche collegato il fatto che questo uomo avesse depositato 140.000 yen proprio il giorno in cui è avvenuta questa rapina. E se vi ricordate, l'uomo aveva lasciato la banca con 160.000 yen. Quindi capite che, insomma, le due cose sembrano molto collegate fra loro. Hirasawa continuava a negare di aver commesso queste azioni, e anche quando la polizia gli ha chiesto perché quel giorno era in possesso di questa cospicua somma di denaro, appunto 140.000 yen da poter mettere nella sua banca, e l'uomo non ha dato nessuna risposta. Inoltre la polizia ha chiesto all'uomo: vabbè, se veramente non sei stato tu a dare questo biglietto da visita di Matsui alla banca, sicuramente potrai darci il biglietto da visita che questo uomo ti ha dato in passato. Tuttavia l'uomo, come potete immaginare, non ha dato il biglietto da visita, anzi si è inventato ulteriori scuse e bugie. Dei 4 sopravvissuti di quell'incidente a quella banca,
soltanto due sono stati in grado di riconoscere l'uomo, e anche se non avevano la certezza al 100%, erano perlomeno convinti che l'uomo era il responsabile di quello che era avvenuto in quella banca quel giorno. L'interrogatorio deve essere stato assolutamente lungo e devastante per Sadamichi, dal momento che, benché lui continuasse a negare di avere in qualche modo commesso questi crimini, la polizia l'ha interrogato per giorni. Queste interrogazioni si facevano sempre più lunghe, tra l'altro lo svegliavano nel cuore della notte per interrogarlo, quindi non gli davano veramente una tregua, finché l'uomo non ha ceduto e ha finalmente confessato di essere stato lui la persona responsabile di quell'attacco a quella banca. Il processo è iniziato il 20 di dicembre del 1948. Hirosawa aveva già ritrattato la sua confessione e si è dichiarato innocente davanti alla corte. E l'uomo ha detto di soffrire di questa patologia, adesso non so come dirla in italiano, in ogni caso questa patologia che non ti permette di memorizzare i fatti che sono accaduti, e grazie a ciò ha potuto ritrattare la sua confessione in qualche modo. In ogni caso era risaputo che i dipinti, ma in ogni caso l'arte in periodi di guerra, è proprio uno di quei beni di lusso che sicuramente non ha mercato in un periodo in cui si trovava il Giappone in quei momenti. Quindi pensate, questo uomo non riusciva più a guadagnare, c'erano sempre meno clienti interessati a comprare la sua arte. E ragazzi, qua ci sono una serie di elementi che in qualche modo sembrano poter scagionare l'uomo, perché l'uomo aveva comunque dei soldi da parte nella sua banca e dei soldi da parte anche diciamo nascosti nella sua dimora. Durante il processo gli è stato chiesto in più occasioni dove avesse preso questi soldi, perché comunque mettendo insieme comunque il periodo che stava vivendo il Giappone in quel momento, più il fatto che lui facesse l'insegnante, la somma di denaro che possedeva non era forse appropriata per la professione che stava facendo quell'uomo. Sono anche stati controllate la scrittura che c'era su questi assegni che aveva tentato di collezionare, con dei nomi con i quali aveva cercato di prelevare determinati soldi in precedenza. Tuttavia la calligrafia sembrava diversa da quella dell'uomo. Inoltre, sulla scena del delitto non erano state trovate nessuna impronta che potesse essere ricondotta a questo uomo. Tra l'altro ci sono stati anche dei testimoni che hanno detto che durante il giorno di quell'incidente lo hanno visto passeggiare e non si trovava nella banca in quel momento. Il processo è andato avanti per ben 17 mesi e il 24 luglio del 1950 Sadamichi Hirosawa è stato sentenziato con la pena di morte. L'opinione pubblica si era un po' spezzata su questo caso, c'era chi riteneva che quest'uomo in realtà fosse innocente. Il biglietto da visita che lui non riusciva a trovare, di per sé, a detta sua, era contenuto all'interno di un portafoglio che gli era stato rubato, e quel portafoglio non è mai stato ritrovato, quindi potrebbe essere che la persona che ha rubato questo portafoglio magari è stata l'artefice di questo piano, non possiamo saperlo. E inoltre un'altra teoria è emersa in seguito: alcune persone hanno detto che questo uomo, in realtà, siccome la sua arte non stava vendendo, aveva iniziato a fare dell'arte più spinta e pornografica, e anche nei momenti di guerra c'è sempre un mercato per questa tipologia di pitture, specie insomma negli anni in cui non esisteva internet come oggi. Questa tipologia di dipinti, benché gli avesse in parte rovinato la reputazione, dall'altra parte gli ha permesso di guadagnare grosse somme di denaro. Molte persone dubitano del fatto che questo uomo fosse realmente colpevole, e tra l'altro l'uomo è rimasto in carcere nel braccio della morte per tantissimi anni e la sua esecuzione non è mai avvenuta. L'uomo, durante questo periodo che è rimasto in carcere, ha continuato a dipingere, non si è mai fermato un attimo, e tra l'altro questi dipinti sono stati anche esposti in una galleria illustre di Tokyo. Durante tutti questi anni che è rimasto in galera si è sempre dichiarato innocente, e in più occasioni il suo avvocato ha cercato di fare ricorso per poter rivedere la sua situazione e poter riaprire il caso, tuttavia è sempre stata negata questa possibilità. E il 10 di maggio del 1987 Sadamichi Hirosawa è morto in prigione. L'uomo ha continuato a dichiararsi innocente fino alla fine, ha continuato a dipingere per 40 anni, per tutti gli anni che era rimasto in galera, e come vi ho detto la sua esecuzione non è mai avvenuta, è morto a 94 anni di vecchiaia.
Ragazzi, questo era il caso di oggi. È un caso che, insomma, penso che vi ha lasciato molti dubbi, come ha lasciato a me. Io, ragazzi, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo caso. Penso che è una di quelle storie che non possiamo veramente essere sicuri di quello che è successo, e penso che forse questo è uno dei motivi per cui la sua esecuzione non è mai avvenuta. E boh, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questo caso, se pensate che questo uomo sia innocente, come lui si è sempre dichiarato fino all'ultimo dei suoi giorni, o se pensate che in realtà seriamente fosse colpevole. Io quello che so è che comunque, specie in quegli anni, ma ancora tutt'oggi, il sistema di polizia giapponese conduce interrogazioni che sono piuttosto cruente, per non dire altro. Quindi non credo che la sua confessione necessariamente sia valida, e quindi non mi focalizzerei solamente sul fatto che lui ha confessato di aver commesso un determinato crimine per automaticamente essere convinti del fatto che lui si sia macchiato di questo crimine. In ogni caso, sono curiosissimo come sempre di ascoltare la vostra opinione. Grazie mille veramente per aver scelto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e vi mando un grande saluto da Seba. Ciao!